abbiate passato un bel Natale e che l'anno per voi sia iniziato bene. Io sono molto contenta e devo dire che questo 2017 sta iniziando bene. Infatti, come vedete, non sono a casa, ma vi sto parlando dalla stanza dell'hotel. Infatti, sono a Ljubljana, la capitale della Slovenia. Io e Christian abbiamo deciso di approfittare di questo ponte del 6, 7 e 8 gennaio per fare un giro e vedere qualcosa di nuovo. Siamo partiti da Milano questa mattina verso le 8 e il viaggio è durato circa 4 ore e mezza. Adesso siamo appena entrati nella stanza dell'hotel, abbiamo sistemato quelle due cose che ci siamo portati, abbiamo preso la mappa di Ljubljana all'ingresso e adesso andiamo ad esplorare la città. In questo caffè perché fuori si congela, ci sono tipo meno 10 gradi e è molto carino, praticamente qua siamo affacciati sulla strada. Arrivati nel centro storico di Ljubljana, devo dire che è una città molto piccola ma molto caratteristica. Alle mie spalle potete ammirare la cattedrale di San Nicola, che è uno dei simboli della città. Mentre stavamo girando questo pezzetto di video è successa una cosa tragica, ovvero ci è caduta la G7X, che è quella che utilizziamo per fare tutti i video, e adesso non funziona più. Come vedete, quando premo per accendere l'obiettivo non esce tutto. Perciò non abbiamo altra scelta che girare i video con il cellulare e abbiamo deciso di non arrabbiarci troppo e di goderci il weekend. Questo è il famoso triplo ponte di Ljubljana, attorno al quale si sviluppa il centro. Le temperature sono molto basse, infatti ci sono meno 10 gradi e stiamo davvero soffrendo il freddo, soprattutto alle mani che non le sento più. Nonostante ho messo cappello, sciarpa, maglie e maglioni, sto veramente soffrendo il freddo. Per di più non è tardi, sono solo le 5 meno un quarto del pomeriggio, ma come vedete è già buio. Nello stesso tempo però posso dirvi che, come avrete notato dalle altre riprese, l'atmosfera verso sera si fa sempre più magica. Adesso presumo che continuiamo a fare un giretto per la città e dopodiché ci fermeremo in un posto a mangiare per stare anche un po' al caldo. Questo ponte ci sono attaccati un'infinità di lucchetti e guardate che bello. Come vi dicevo, la sera l'atmosfera è bellissima.
notte fonda, in realtà sono solo le 6:20 del pomeriggio e ci stiamo incamminando verso un locale che abbiamo trovato su TripAdvisor che si chiama Luda. In cui volevamo andare in Luda non abbiamo trovato posto, era già tutto prenotato, quindi siamo venuti in un altro localino che sembra molto carino e stiamo aspettando da mangiare. Brindiamo. Sì, brindiamo. Cin. Brindiamo per dimenticare. Programmi per la serata, penso che mangiamo, poi facciamo un altro giretto in centro e dopodiché torneremo in hotel, perché praticamente da quando siamo arrivati ancora non siamo tornati, così ci scaldiamo un po'. Per tornare in hotel dobbiamo prendere il pullman, praticamente ci hanno dato una tessera di Lubiana che si ricarica e poi si può utilizzare per tutti i mezzi di trasporto. Si mangia salsicce con crauti, patatine e carne mista per Christian. Abbiamo mangiato molto bene, la carne era ottima e siamo rimasti soddisfatti. Poi siamo ritornati alla fermata del pullman e siamo tornati nella stanza del nostro hotel. Ora andiamo a dormire perché siamo veramente stanchissimi e il giro di Lubiana continua domani. Ciao!